Presidente, solo una veloce osservazione. 10 delibere per 10 imprese o cittadini per debiti accumulati. Non voglio ritornare sugli anni perché è stancante, però non è roba che abbiamo indebitato noi. Questi cittadini aspettano da anni il ristoro, no, del lavoro che magari hanno fatto per questo comune. Ci è stato detto che non è roba urgente. Non è mai urgente un debito che è stato contratto in passato per ristorare un credito da parte dei cittadini. Ci è stato anche detto che l'aula ospita dei cittadini che vengono per vedere un consiglio che è stato messo, su cui è stato messo all'ordine del giorno una serie di atti e si aspettano di vedere la votazione di questi atti e che secondo loro poi, insomma, tutti sanno che da Tuel si può invece appunto inserire, è nella facoltà di questa amministrazione, come tutte le altre in precedenza, inserire anche altri atti. Così è stato fatto. Non mi sembra che succeda a tutti i consigli, anzi, a occhio e croce succede una volta ogni 10 consigli. Succede anche perché magari questa amministrazione, lo ripeto, lo ribadisco, sta affrontando in maniera straordinaria un percorso che tende ad affrontare quanto prima non era mai stato affrontato. Ma ancora di più ci viene imputato il fatto che, e questo è veramente bellissimo, che siccome oggi siamo in 24, quindi tolgono il voto all'immediata esecutività della delibera, perché così, no, in realtà come se la delibera non avesse immediato effetto, come se il danno lo fanno a fare a noi. Poi in realtà invece il danno viene fatto a questi cittadini. Mica ci vengono a dire, guardate ragazzi, perché siete 24? Io qui oggi sono in aula, si è visto anche l'intervento martedì, ero abbastanza malconcio, oggi vengo da 2 notti con febbre, maglioni, coperte, eppure sono qui proprio perché avevamo un problema di persone che non possono venire in aula, perché evidentemente c'è un virus, qualcosa che ci ha attaccato, non lo so. Io vedo che anche le opposizioni, a parte adesso il PD si è estinto, come al solito, ogni volta una si tratta di votare delle cose importanti spariscono. Però anche dall'altra parte mancano sempre delle persone. Ogni tanto potrà accadere che qualcuno magari è malato. Certo, nei loro numeri se marca uno su 5, no? Si vede poco. A noi se ne mancano 3, 4 su 28, magari insomma si vede un po' di meno, ma comunque ha un effetto. E questo è stato il pretesto per non votare la immediata esecuzione, no? Eseguibilità, scusate, purtroppo. No, è assurdo, è assurdo. Siamo arrivati. La politica in questa città si riconduce a questa robetta qua. Grazie.